colleghi, amici, buonasera. Undicesima puntata di Mani e Fuori, anno secondo, la trasmissione di TV7 Triventa interamente dedicata al volley. Ci siamo lasciati 2 settimane fa con 2 partite importantissime davanti a noi. Il giovedì scorso non c'eravamo, si giocava a Ravenna e poi domenica a Cuneo. Quindi abbiamo veramente tantissime cose di cui parlare questa sera. Parleremo anche dell'ormai famoso servizio di Juan Torregna nella partita Trento contro Roma e sentiremo chiaramente cosa ne pensano i nostri ospiti. Quali sono i nostri ospiti? Il primo è Vence della Simeonov. Opposto figli a Paolo, applauso per Vence della... Grazie di essere qui con noi questa sera. Abbiamo cambiato un po' anche i poster questa sera, ce n'era uno tuo con la maglia di Vivo Valencia, abbiamo pensato che era ora di cambiarlo. È con noi Sandro Caporese, team manager della Fidia. Ciao Sandro. Una fatica terribile a invitarlo perché lui ha tantissimi impegni, lui è un preparatore atletico mai professionistico. Professionista Marco Dall'Osso. Ciao Marco e grazie. Ciao a tutti. Possiamo dire finalmente con noi? È qualche mese che ti facevo la corte, è detto da un uomo non è molto bello, no? In effetti. E invece poi parleremo anche diffusamente di mini volley questa sera perché nello scorso fine settimana ci sono stati i primi concentramenti che hanno coinvolto un numero impressionante di bambini, ce lo dirà Francesca De Biasi del Comitato Provinciale FIPA. Ciao Francesca, benvenuta. Grazie. Partiamo con te subito perché dietro di te la regia ci sta già inquadrando questa bellissima scenografia che parla dei mini amici del mini volley. Ci puoi dire velocissimamente cos'è e poi ci torniamo sopra? Allora, velocemente, questi sono i nostri nuovi amici che accompagnano i bambini in questa annata sportiva e sono stati realizzati dei fumetti che sono stati distribuiti proprio durante la festa di Natale. Poi ci saranno degli altri episodi che verranno dati a Carnevale a fine anno. Non so, poi ti interrogo sui nomi. Due squadre, la squadra di Timmy, la squadra di Gem, che parlano di pallavolo proprio ai bambini. Ai bambini, poi lo vediamo, ce l'ho qui il fumetto e poi ci torniamo sopra. Bene, come sempre però andiamo con ordine e vediamo i risultati dell'ultimo turno del campionato di A1 maschile, quello che si è giocato domenica scorsa. Prego la regia. Eccoli qua, Piacenza che perde in casa clamorosamente 3-0 con la CMC Ravenna. La Lube Macerata che vince al quinto set con l'Acqua Paradiso Monza Brianza, Latina che batte 3-0 Vivo Valencia, Verona che vince 3-1 a San Giustino, partita importantissima nella lotta per non retrocedere, successo esterno di Casa Modena, anche questo molto contestato per l'ultimo punto appunto dei modenesi, successo esterno di Trento e poi vedremo l'ultimo punto di Juan Torregna per 3-1 e poi il quinto set che molti di noi hanno visto al Palafabris tra la Fidia e la Brebanca che ha premiato la formazione piemontese per una classifica che andiamo subito a vedere. Eccola, Itas a 24, segue la Brebanca Cuneo a 22, poi la terza forza del campionato è la Lube Macerata che vedremo domenica alle 18 qui al Palafabris, poi Casa Modena a quota 18, Acqua Paradiso e Andreoli Latina a 14, M Roma Volley e Sisli Belluno a 13, il Tonno Calipo a 12, Marmilanza 11. A 8 ci sono Copra, Piacenza e Fidia Padova. Energy San Giustino a 6. Chiude CMC Ravenna che si è portata a casa la prima vittoria dell'anno. Questa è la classifica completa. Vincenzo, 2 partite importanti, le commentiamo tutte e due. Partiamo da Ravenna perché noi siamo rimasti un po' indietro. Giovedì scorso per la concomitanza... Molto diverse tra di loro. Molto diverse tra di loro. Molto diverse. Anche perché il valore tecnico dell'avversario era profondamente diverso. No? Assolutamente, però come approccio alla partita, quella con Ravenna pesava anche molto psicologicamente perché è una diretta avversaria... per la lotta salvezza, quindi in casa loro, palazzetto stracolmo, quindi era molto duro giocarla a livello nervoso soprattutto, perché i contenuti tecnici sono stati così così, invece contro Cuneo avevamo una squadra di grandissimo valore. I primi 2 set molto bene, poi più bravi loro o avete... calato un po'? No, e in queste partite qua siamo stati bravi e lucidi a cominciare bene a fare il nostro gioco. Dopo loro hanno rischiato il dovuto e più del dovuto, gli è andata bene. Meno male che il quinto set e l'approccio è stato buono, non ci siamo persi d'animi come altre volte. Quindi questo è un grosso passo avanti che ha fatto però la nostra squadra. Ravenna alla fine un po' rabbuiato, nonostante la vittoria meritata è bella. No, è che abbiamo speso talmente tante energie nervose che facevo fatica a assimilare quello che è successo, perché comunque anche lì eravamo lì per metterla in discussione, nonostante il quinto set siamo stati sempre dal primo punto
all'ultimo in avanti e quindi stavamo per mettere anche quella in discussione. Meno male, quando ha sbagliato la battuta ci siamo seduti un po' in panchina a riflettere sul quello che c'è stato e poteva starci, quello che non c'era e così via. Quindi stavo cercando di prendere un po' di fiato. No, ma devi dire però quello che mi hai detto alla fine della partita. Se si può dire. No, cioè sì, no, è venuto vicino a me e mi fa: Sandrello, ho perso 2 anni della mia vita. Addirittura. Sì, è stata terrificante. Ascolta, ma com'è, stando tu che vivi a stretto contatto con la squadra, un Simeonov che torna a lottare per non retrocedere, non ti era mai capitato, forse molti anni fa, adesso non Piano, ma noi, ma mi sembra che noi stiamo lottando. No, in A1 mai. No, ma mi sembra che noi stiamo lottando per i playoff, o sbaglio? No, stiamo lottando per i playoff. Lui ha sbagliato. Camporese questa sera, c'è questo battuto. Noi stiamo lottando per i playoff. Perché vogliamo ricordare che quest'anno le ultime due squadre retrocederanno, io dico sempre forse, perché chi ha avuto la fortuna di vedere la puntata di 2 settimane fa, quella bella puntata, credo, con Massimo Righi, con Beppe Cormio, con Stefano Santuzzo, Massimo Tomalino, i giornalisti di Mattina e Gazzettino, abbiamo parlato di riforma di campionati e quindi è ancora in piedi, anzi è completamente in piedi l'ipotesi di bloccare le retrocessioni, forse già da quest'anno, però per ora 2 squadre vanno in A2, Sandro, e tutte le altre giocano i playoff. Esatto. Quindi hai ragione a dire si sta lottando per i playoff. Comunque penso che Vincenzo si è visto già dalla prima partita di campionato, lui ha preso in mano subito la situazione, perché lui è in dubbio è il nostro leader, mi sa che fino a questo momento partite non ne abbia sbagliate neanche una, lui dà il massimo, in effetti il fatto che alla fine di ogni partita lui è veramente allo stremo delle forze. Avremo bisogno di lui, speriamo che continui su questa strada, perché sta bene fisicamente, poi Marco lo potrà confermare. Sentiamo il meccanico. Poi, il meccanico, sì. Sentiamo il meccanico cosa dice. Meccanico da Lozzo, da staccato Lozzo. Oddio, mi devo già preoccupare, è arrivato col ghiaccio. È arrivato col ghiaccio, ma l'ha messo via. Preventivo. No, vabbè, cosa devo dire? Sulla macchina? No, sulla macchina Simeonov, vabbè, secondo me è un approccio da professionista e io lo stimo molto, perché non è facile a 34 anni arrivare a trovarsi uno sbarbatello che ti fa lavorare duro e quindi da questo punto di vista qua ha dimostrato la massima professionalità e continua a tenere duro, secondo me stiamo lavorando bene, poi una cosa che deve dire lui, come si sente, ha lavorato con tanti professionisti e quindi sicuramente ci sono tante differenze. Credo che comunque quello che penso che possa respirare qui a Padova è l'aria del team, dello staff, chiaramente tanto carico io, tanto questo mi è possibile grazie al fatto che ci sono dei grandi professionisti come Mirko, come Francesco, che continuamente lo coccolano. Bisogna dargli il merito che mi stanno tenendo in piedi. Assolutamente, e poi senza contare i tecnici che chiaramente mixano al meglio il lavoro, insomma, con la parte. Pensa che fisica. Quando sono arrivato a Ravenna giovedì scorso, Sandro appena mi ha visto all'ingresso del Palasport, ci siamo incontrati, mi ha detto: Massimo, puoi già scrivere sul giornale che il migliore in campo è stato il fisioterapista. Perché, Sandro? No, perché effettivamente, la sera quando siamo partiti c'era Emanuele Cricca che era bloccato con la schiena, che sembrava un gobbetto veramente in pulma, e Vincenzo che aveva un problema, non riusciva la spalla, il gomito, e so che ha lavorato fino all'una, 1:30 di notte per cercare di metterli in piedi, e alla mattina all'allenamento erano tutti e due pronti, per cui abbiamo veramente dei professionisti, della gente che ci mette impegno, volontà e purtroppo stiamo lavorando tutti per un unico obiettivo, che è sempre quello dei playoff, insomma. Ascolta, domenica con Cuneo, tu che impressione hai avuto invece? Io continuo a dire, nonostante poi alla fine ti rimanga un po' di amaro in bocca, perché 23-21, 20-17 del quarto, però un punto con Cuneo è un punto con Cuneo, io me lo tengo ben stretto. Ma, no? Ripeto, il punto di Cuneo, il punto di Modena, i 3 punti con Piacenza. Cioè, io, per carità, in questo periodo siamo stati un po' criticati magari dagli ambienti esterni, però io mi domando, fino a questo momento abbiamo sbagliato poche partite, sì, abbiamo perso in casa contro Vibo. Forse quella l'unica però poi vediamo che Vibo gli hanno rubato la partita in casa contro Trento, ha battuto la Lube, per cui noi abbiamo sempre fatto punti, anche a Verona, comunque perdendo abbiamo fatto un punto. C'è una squadra che gioca, insomma. Che gioca, gli scontri diretti comunque abbiamo sempre fatto punti, l'importante, ho visto prima, è muovere la classifica, è chiaro che ti rimane un po' l'amaro in bocca, perché
soprattutto quella ancora, io ribadisco, quella di Modena, ecco, quella, forse quella, quella più... di Modena eravamo avanti a 24-21, tre palle match, queste cose qua. Se lì la senti proprio. Qua abbiamo trovato, e ripeto, abbiamo rischiato anche a Ravenna, perché c'eri anche tu, abbiamo visto, effettivamente questi qua ad un certo punto rischiano il tutto per tutto, ti mettono delle palle sugli angoli, certo. E c'è poco da fare. Sandro, queste voci che girano su San Giustino, su presunte o reali, non lo so, difficoltà economiche, il fatto che Facundo Conte se ne sia andato, è stato ingaggiato da Monza e da domenica prossima sarà disponibile, cosa dici tu? Non so cosa bolle in pentola delle altre squadre, indubbiamente presumo che se Facundo è andato via e ha firmato un nuovo contratto con Monza, sicuramente devono avere dei problemi, perché mi risulta che il contratto di Facundo insieme a quello di Astarovic, l'opposto, erano i due contratti più pesanti di San Giustino, per cui, ti ripeto, non so se effettivamente sia questa la storia, non vivo all'interno della società e non voglio neanche riportare le voci, perché le voci che si sentono effettivamente fuori trovano il tempo che trovano. Ecco. Bene, ci fermiamo qua per la prima parte, nella seconda parte sentiremo anche il parere di Paolo Montagnani, di Sebastian Schwarz, e poi vedremo questo punto così contestato di Juan Torreña a Roma. A tra poco. Seconda parte di Mani e Fuori. Ma perché non mi avete interrotto che non vi ho presentato? Perché siamo educati. Siete molto educati, troppo educati. Abbiamo questa sera ASD Pallavolo Arcobaleno. Vi faccio una presentazione particolare, con un applauso particolare, perché per via del mini volley, Francesca, è stata colpa tua. Mi sono distratto con i miei amici e mi sono dimenticato di 12 persone. Una figuraccia, Prendete il microfono per un attimo, perché adesso vi faccio subito parlare. Voi dovevate interrompermi e dire: Sermaso, ma... Prima i bambini. Ci servono per fare le squadre poi delle adulti. L'anno scorso, mi ricordo, c'è Di Brazzarola che non voleva parlare. Stasera parlerà o no, secondo te? Come al solito. È passato un anno, ma non è cambiato. Il presidente Grigoletto, il direttore, il consigliere Brazzarola, e poi presenteremo la squadra come sempre nella terza parte. Tra l'altro ho sentito che c'è una notizia, c'è qualcuno che si laurea. Ci risulta di sì. Possiamo anche dire chi? Dobbiamo dire chi? Lo diciamo nella terza parte? Lo facciamo dire al presidente. Lo facciamo dire al presidente, ma manteniamo la suspense. Sandro, torniamo sulla partita di Cuneo. Adesso sentiamo anche Montagnani, che tra l'altro dopo la partita lui è, come tutti, particolarmente carico, quindi ha detto cose anche importanti. Tra l'altro ha tirato le orecchie a Simeone per un palleggio fuori banda. Ma ci sta, insomma, dai, una partita di 5-7, un palleggio. Salvo poi dargli merito, però. Salvo poi dargli merito. No, vabbè, io credo, guarda, adesso non perché è qua, ma che Montagnani quest'anno non l'ho mai sentito una volta dire, no, Sandro, qualcosa di male di Simeone, ma anche, guarda, perché io ho letto un'intervista di Vincenzo sul giornale, ha detto chiaramente, lui ha ammesso il suo errore, però ha anche detto che in quei momenti là devi rischiare qualcosa. Certo. In queste partite, se non rischi qualcosa, non riesci. Lui, ti posso garantire che fa dei palleggi incredibili, li mette sempre. E purtroppo domenica sera è andata così. No, io potevo levarmi le mani, buttare la palla in mezzo al campo, certo, e dico sbrigatevela, certo, voi. Invece hai tentato di fare la precisenza, una 4. Io ho cercato di fare una palla perfetta che poi non mi è riuscito, ma penso che le prossime 5 volte che proverò, secondo me andrà bene, perché sono capace. No, ma ci sta, non credo che siano quelli gli errori che fanno arrabbiare al momento, perché in quel momento c'è la tensione, però dentro di me ho deciso: questa palla o gliela do perfetto, se no non la buttiamo, certo, giù. È uscita di mezzo metro, amen, cioè, non era sicuro il punto della partita, poi ne abbiamo giocati altri di importanti, certo, quindi
è stato un errore mio che ho ammesso, ma non penso che sia finita lì. No, è che a parte quello, come al solito, noi troviamo in queste partite così, troviamo sempre il battitore eccezionale dall'altra parte, perché domenica Vissotto, che era rimasto sempre fuori fino all'inizio del terzo set, è entrato, si è acceso il chip che lui ogni tanto... Lo special proprio. Sì, sì, lui è partito, per cui posso dire, ho visto la partita in televisione che ha giocato, vabbè, contro Poitiers, una partita facile. Mi sembra che abbia indovinato una o due battute in 3-7, per cui poi ci vuole anche un po' di fortuna. Paolo Montagnani, ieri sera dopo l'allenamento, diceva: ci manca anche un pizzico di fortuna, perché a volte no, basta veramente la mezza palla, la battuta sbagliata. Lui ha sbagliato la battuta, Sandro, della prima battuta del quinto set, se non ricordo sì, male. Sì. Bastava che sbagliasse quella prima e probabilmente saremmo qui a raccontare un'altra partita, però questa è la pallavolo. Quella nel quarto set, come a Ravenna, sul 20 e 17 per noi, che è rientrato in battuta Moro, ha trovato sì, due angoli proprio. Vabbè, ci sta dai. Comunque, sentiamo allora cosa ci ha detto ai nostri microfoni Paolo Montagnani domenica, dopo la partita con Cuna. Prego la regia. Allora Paolo, che dire di questa partita? Un punto guadagnato, due punti persi, tre persi? Padova ha perso 3-2, vinceva 2-1, è entrato Vissotto, Leandro Vissotto Neves, e io onestamente rispondere a un punto perso, due... Cioè. Questa squadra ha giocato oggi al massimo delle potenzialità, si poteva fare meglio, due o tre errori sciocchi di tecnica ci hanno condannato, oltre al fatto che Vissotto ha fatto 7 attacchi consecutivi vincenti, ha fatto un filotto di battute con due time out, con un cambio di giocatori forte in campo, bravi loro. Resta il fatto comunque di una prestazione estremamente positiva con molti giocatori chiave che sono in netta crescita. Ma secondo me noi oggi abbiamo giocato una partita molto buona, e i giudizi non devono cambiare secondo me, perché sono state veramente due o tre occasioni, due o tre, e me le ricordo in maniera perfetta, il palleggio sul 23 pari di Simeonov, che di solito ha un palleggio affidabilissimo, una scelta sbagliata a muro di Suljašić, e la scelta sbagliata, una scelta che non è andata di Gonzalez sul primo tempo nel punto a punto del quarto. Mi sembra che non si vada oltre a questi errori qui di tattica e tecnica. Secondo me noi abbiamo giocato a un livello che poi sul piatto della bilancia ci va la qualità, e la qualità di Vissotto e la qualità di Cuneo comunque non si discute. Abbiamo fatto un grande punto, nessuno se l'aspettava, e siamo sempre qui a dirci ma poteva, ma non è andata, e quindi ragazzi devono essere gratificati di quello che di buono hanno fatto, chiaramente saremo ipercritici in tutte le situazioni che non sono andate, però andiamo avanti, mi sembra che sia un punto ottimo. Metteresti la firma adesso per iniziare con Macerata così come si era giocato contro Cuneo? Ovviamente sì, contro Macerata, lo dico ora, manca una settimana di lavoro, contro Macerata, se Macerata è in giornata c'è la concreta possibilità di non vedere la via d'uscita, sono stato sufficientemente chiaro, quindi il nostro sforzo sarà come oggi, le squadre, il nostro obiettivo di oggi era... Le squadre devono sputare sangue per ogni punto, quando sputano sangue come ha fatto oggi Cuneo con alcuni giocatori e vanno via, noi abbiamo fatto il nostro. Le cose facili non dobbiamo lasciarle a nessuno, peccato per il quinto set, ma anche lì ha comunque deciso la tecnica. Chiarissimo, no? Deciso. Come sempre. Come sempre. Ascolta... Dal punto di vista fisico, una partita così si prepara, che tipo di conseguenze può avere dopo? La smaltisci in un giorno, in due? Perché loro hanno giocato 10 set nel giro di 3 giorni, sostanzialmente tutti hanno una tensione veramente alta. Sì, beh, sicuramente si è pagato lo sforzo di contro Ravenna. Probabilmente, oltre all'aspetto fisico, si era aggiunta la tensione, il fatto che comunque c'erano state 4 settimane di stop,
quindi c'era anche l'incognita, no? Non c'è il continuo mettersi alla prova. Per 4 settimane lavori duro, aspettando uno scontro diretto, quindi è stato pesante, molto pesante. E poi sicuramente la determinazione che hanno messo nel quarto per cercare di portarla a casa, poi lascia qualcosina all'ultimo set, no? E non ce la fai, quindi è un po' difficile dire dove ha lasciato l'aspetto fisico, dove ha lasciato la motivazione. Secondo me comunque, adesso al di là delle qualità fisiche che alcuni giocatori che incontriamo in questo campionato, che penso sia il campionato più migliore al mondo, insomma, sono in dubbio perché ho visto Vissotto schiacciare sopra i nostri attaccanti un paio di volte, ma quelle sono caratteristiche che penso che se diamo ad allenare qualsiasi persona, insomma, non cambiano. Ascolta Marco, in generale com'è la squadra? L'anno scorso quando sei stato ospite noi abbiamo scherzato molto con Cicco De Marchi, che sì, è un po' come una Ferrari, che deve essere sempre... Che per fortuna quest'anno un po' meglio. Ferrari mi sembra... un po' meglio. E Vincenzo com'è? Se Cicco è una Ferrari, lui cos'è? Rolls Royce? Un monovolume? Visto che basta dire che io sono riuscito a giocare 10 set in 4 giorni, a 34 anni penso che già quello, no? Va bene. Si faccia un lavoro eccezionale fisicamente su di me, terapeutico, tutto quanto, cioè si sta attento a ogni problema, perché poi io faccio l'opposto, schiaccio, certo, 40 palle a, certo, partita, non è che faccio il libro, che, certo, non mi muovo, quindi sto sempre per terra. Quindi sei contento che sei stato tornato a Padova? Stai assolutamente bene? Sì. Ebbene, assolutamente. Ti vedo tranquillo comunque. Ti vedo bene quando esci l'allenamento dopo la partita, c'hai il sorriso. Questi sono bei segnali, eh? Al di là che poi si possa perdere o vincere, però mi sembra di vederti sì, io sereno. Mi sono calato in questa parte qua che devo fare un po' il vecchietto del gruppo. quindi niente, cerco di fare, imparare anche magari senza parlare, solo vedendo quello che faccio io e i giovani, per capire che non a caso si fanno 13, 14, 15 anni di carriera in A1, certo, cioè serve ben altro che la tecnica o il saltare in alto o tirar forte, sono molti altri aspetti. E Gonzalez la palla te la dà un po' meglio adesso o rispetto all'inizio? Ma noi stiamo lavorando, lui deve stare solo tranquillo perché sì, è quello che gli serve. Sì, sì. Io cerco, ogni tanto anch'io perdo le staffe, però dopo dico dai, un bravo ragazzo, sì, non devo, tanto non risolvo niente. Lì per lì magari un embolo ti scoppia, però dopo dici dai, un bravo ragazzo, tutti cerchiamo di dare il massimo, e quindi quando esci da un allenamento come facciamo oggi, sono uscito un quarto d'ora prima di venire qua e l'esercizio era paleggiare da lontano i carrelli. Non a caso. È una cosa così, no? E quindi niente... Mi trovo bene, sono sereno, penso che si veda anche. Schwarz? Io adesso gli ho coniato il nuovo nome, perché adesso lo vediamo tra poco, il ragioniere. Perché lui adesso lo vedete, dopo 5-7, non c'aveva un filo di sudore, sembrava che fosse andato a vedere la partita, capello lui sempre perfetto. Sempre lui è il tedesco, quello che dicono... Così, track, si muove, riceve. Però sta giocando bene, eh? Le ultime partite ha dei numeri, sì, Schwarz veramente importanti, eh? Anche in eccezione. Secondo me dovevamo aspettarcelo, dovevamo solo avere un po' di pazienza, perché lui è arrivato da noi, che era veramente messo male, anche lui da un punto di vista fisico, per cui abbiamo dovuto fare un lavoro sia con Marco che con i fisioterapisti. Lui ha iniziato a lavorare, caricare, fare pesi, adesso è veramente in condizioni. Si vede, adesso si vede. Sì, adesso si vede che è un giocatore ormai che adesso come adesso è difficile portargli via il posto in squadra. Anche perché non è molto appariscente, però lui i suoi punti li fa. Sai, difesa, è un U, però leggermente, leggermente superiore, riceve bene, batte discretamente. Gioca molto sulle mani. Difesa, sì, è quel famoso giocatore, famoso di equilibrio, cosiddetto di equilibrio. E sentiamo anche le sue parole equilibrate, un po' diverse da quelle di Montagnani, non perché Montagnani non sia equilibrato, ma perché è molto più sanguigno, dopo la partita con Cuneo. Prego la regia. Siamo qui con Sebastian Schwarz, oggi una partita 2-3 contro Cuneo, forse alla fine un po' un peccato non aver raccolto più di un punto. Sì, sicuro, oggi abbiamo fatto tante possibilità per prendere 3 punti, il quarto set siamo in vantaggio 22-20, ma sì, loro sono bravi e dopo ho fatto di sotto qualche battuta molto forte e sì, in quinto set non lo so. Ti dispiace di più non aver raccolto più punti con Ravenna oppure oggi contro Cuneo?
In A1 è sempre, ogni partita è difficile, così prendiamo punti quando è possibile. Abbiamo preso a Ravenna punti e oggi sicuramente siamo noi in grado di prendere 2 punti di più, ma così è il pallavolo. Dopo loro sono stati un po' meglio di noi e sì, così è la vita. Prossima domenica contro Macerata, un altro osso duro. Sì, un'altra partita molto difficile contro una squadra fortissima. Ma andiamo a Macerata, sì, a Macerata per provare il massimo e forse prendiamo anche punti da Macerata, perché no? Perché no, non prendere punti a in casa con Macerata, sì, sei sbagliato. Il ragioniere, eccolo qua, guarda che ce l'abbiamo anche in ricezione. Ma no. Si era passato il phon, i capelli o aveva appena finito di giocare? Secondo me non era entrato in spogliatoio. Però sembrava che avesse fatto doccia e si fosse rivestito. E invece aveva appena finita la partita, lo posso testimoniare. No, ma sicuramente con Macerata è un'altra battaglia. Noi non buttiamo via niente, anche se comunque è una squadra che veramente dovremmo metterci i caschetti, perché hanno, direi, tutti 6 battitori, che è una cosa micidiale. Non si sa se giocherà Savani, ha stato l'ultima partita. Ma secondo me... Se non gioca lui, gioca Kovar. Ma secondo me è pronto, tu pensa che può Parodi, Kovar, lui, l'opposto, Ormas, i due centrali. Non accetta una squadra che, anche se manca un giocatore, cambia, no? Vincenzo, cosa dici? No, assolutamente no. Ha detto bene Montagnani, se questi giocano come sanno giocare... Noi ci pigliamo un 3-0 e niente, entriamo negli spogliatoi. Se loro invece vengono qua per fare una passeggiata, come io spero, che la prendano così. Magari sentono un po' il Natale, che si avvicina. Sì, così, magari ci abbiamo delle chance, ma è come tutto. I valori in campo sono diversi, basta pensare che c'hanno metà squadra nazionale italiana in campo, più i due centrali della Serbia, che sono forse la coppia più forte del centro che c'è nel campionato italiano, quindi un opposto di 2-10, tipo Vissotto. Cioè, una panchina che non finisce mai. Una panchina che non finisce mai, ambizione a non finire mai. Sì, quindi... È dura. Ascolta Sandro, avete un programma adesso, faccio un salto in avanti per svelare anche qualcosa, Marco, non pensare di essere qua tu a parlare solo di muscoli. Avete un programma per Natale, adesso io mi proietto già alla partita, giocate il 26 a Latina, che significa, Marco, partenza? Giorno di Natale. Giorno di Natale, pomeriggio, Natale, Natale in autogrill. Natale in autogrill, famosissimo Natale film. Quindi partenza pomeriggio. Sì. Mi hanno detto primo che... Primo pomeriggio. All'1:30. Quindi niente pranzo. Ognuno si arrangia a casa, mangia quello alle 11:30 a mezzogiorno, quello che le proprie mamme o qualcuno troverà. I tortellini alle 11:30 è un po' triste. Ho capito. Però purtroppo abbiamo 7 ore di pullman, non c'era altra soluzione. Ecco, nelle 7 ore di pullman mi hanno detto che c'è qualcuno che gioca a poker in maniera forte. E secondo me 2 di questi 4 sono qua dentro. Tu, Vincenzo, No. Perché si sono evolute le cose. Ormai si gioca più con le carte, con i cicli. No, adesso sono iPad, gli iPod, i cosi. Si collegano uno con l'altro. C'è Montagnani dall'Ozzo che giocano uno contro l'altro. Uno sul primo sedile e uno sull'ultimo. No, sono dietro. Dall'Ozzo e dietro di me, dall'Ozzo. Si guardano anche le carte. Per cui Montagnani chiede a me le carte che ha... ma d'altronde sì, devi fare 7 ore. Ma chi sono più incalliti, Marco? Dai, dammi qualche, poi puoi svelare qualcosa. È capitata qualche partita, insomma, sì, Sandrello comunque si tira fuori, ma in realtà è un accanito giocatore. Quindi, diciamo che quando non si pulma la sera in albergo. Nella versione non high tech, quindi con le carte fish, giochiamo. È capitato di giocare, insomma, io, Paolo, Sandro e Luca sugli Agic, ma anche Tiberti. Questa era comunque la prima trasferta lunga in pullman, quindi bisogna vedere come si organizza. Qualche gioco, cioè, visto che è Natale, non so, una tombola, no? Oddio. Un Monopoli, un Risico, in senso. I vecchi giochi, no? Se pensi al giorno dopo quello che ti aspetta lì a Latina, secondo me ti passa la voce. Io vedrei bene il Sandrone col tabellone, 22, sì. Le gambe delle donne, sai queste cose? 76. Ah, 77, ho sbagliato. Vabbè, ascolta. Prima vi dicevo che volevo farvi vedere a chi non l'ha ancora vista, questa battuta di Guantoregna che domenica nella partita con Roma ha mandato un po' su tutte le furie, chiaramente la squadra di Roma. Eravamo 2-1, 24-17 per Trento, quindi in palla match, Guantoregna è andato in battuta e ha battuto in maniera un po' strana. Adesso vediamo e poi ne discutiamo. Prego la regia. No, basketball.
Arrabbiato soprattutto Andrea Gianni, Vincenzo, di questa cosa. Qual è il tuo pensiero? Si fa, non si fa? Allora, questa è per me una totanza mancare di rispetto verso i giocatori avversari, soprattutto perché comunque il nostro sport non ci permette il contatto fisico, però questo secondo me è peggio che darti un calcio nel ginocchio, perché se lo fa sul 24 pari allora gli dico bravo, perché comunque tecnicamente è una battuta difficile, non è facile mandare dall'altro campo facendo una palombella così, però se lo fai su 24-17 perché vuoi prendere in giro, c'è quelle storie lì della scommessa, delle cose, perché lui si vede che ride, guarda, sta sorridendo quando sta andando in battuta, se lo va su 24 pari allora ok, no, io lo rispetto, però se lo fa così è veramente brutto. Sandro, cosa pensi tu? Io penso che mi dispiace perché con Trento tutto sommato sono anche degli ottimi rapporti, però qua ha sbagliato completamente, sbaglia il suo allenatore in certe circostanze che sul 24 a 15 chiama time out, sono quelle piccole cose che poi ti creano molte antipatie nel mondo della pallavolo. Io penso che là c'è un direttore generale che è un nostro amico qua di Padova che secondo me dovrebbe intervenire sia con il giocatore ma con anche il suo allenatore. E ti ripeto, già poi, prima che iniziassimo la trasmissione, Vincenzo diceva ma la palla è rotonda, si può girare anche contro di loro. Ieri sera c'è già stato un piccolo segnale, hanno perso in casa una partita di Champions League che loro erano imbattuti, non so da quanto, cose di questo genere. Per cui dovrebbero un attimino, come si dice qua da noi, abbassare un po' le ali e avere più rispetto per le persone, ma soprattutto per il mondo della pallavolo. Assolutamente, ecco, poi è uscita anche la... diciamo la spiegazione, le scuse del presidente Mosna, che è anche presidente della Lega, le spiegazioni di Juan Toregna, che ha detto c'era una scommessa con, guarda caso, Matteo Burgstaller, ex giocatore di Padova, con Rafa, il palleggiatore, che alla mattina praticamente in allenamento gli hanno detto tu secondo me non hai il coraggio di fare questa battuta anche in partita, lui invece l'ha fatta. Questo è un po' quello che è venuto fuori dopo, però questo non vuole assolutamente giustificare in nessun modo questa cosa. Ci fermiamo per la seconda parte, però prima mandiamo velocissimamente il prossimo turno, così vediamo il quadro completo e poi andiamo a parlare di arcobaleno tra poco. Prego la regia con il prossimo turno. Domenica, Torno Calipo Vibo Valentia contro Marmilanza, Itas Trento che ospita Brebanca Cuneo, quindi altro big match, prima contro seconda, Fidia Padova, Lube Macerata, ore 18, Palla Fabris, Casa Modena, Anderoli Latina, CMC Ravenna, M Roma con Ravenna scatenato dopo la vittoria di Piacenza, Copra Piacenza con Sisley Belluno, e qui apriamo una velocissima parentesi per dire che Angelo Lorenzetti, nostro grande amico, aveva rassegnato le dimissioni domenica sera, il presidente Molinaroli gliele ha respinte e quindi Lorenzetti rimane al suo posto, è stato ingaggiato anche questo palleggiatore tedesco in prova, un certo Campa, che vedremo. Cavallo, la battuta è facilissima, Sandro. Acqua Paradiso Monza Brianza con Energy San Giustino, sperando che Paradiso possa vincere, perché Padova adesso deve chiaramente guardarsi soprattutto da San Giustino. Ci fermiamo qui per la seconda parte, ci vediamo tra poco e parleremo di pallavolo, arcobaleno e di mini volley. A tra poco. Vi aspettiamo ogni giovedì sera, TV7 Triveneta, mani fuori, alle 22:30. Canale 12. Potete rivedere tutte le nostre partite lunedì 23:30 su TV7 Triveneta.
Eccoci qui per la terza parte di Mani e Fuori. Abbiamo parlato lungamente di Fidi a Padova, dei prossimi impegni. Ricordo domenica alle 18 con la Lube Macerata. Abbiamo visto la battuta di Juan Toregna, molto criticata anche dai nostri ospiti in studio. Adesso parliamo un po' di pallavolo arcobaleno, di minivolley. Di cosa parliamo prima? Prima il minivolley. Prima il minivolley. Allora, attenzione, che prima il minivolley vuol dire che, ne abbiamo accennato nella prima parte, Francesca ci parlava di questo nuovo fumetto, che è quello che vediamo, qual è la telecamera, giusto? Eccola qua, questa qui è la più bella, i mini amici del minivolley, questo fumetto che Francesca, quindi, avete già distribuito domenica, allora, nelle prime tappe. Esatto, domenica c'è stata la festa di Babbo Natale in 5 sedi diverse, Alta Padovana, Bassa, 2 sedi del centro, il Piovese, e tutti i bambini hanno ricevuto questo fumetto che è stato realizzato quest'anno appunto su idea di Stefano Camporese. Poi ci abbiamo pensato un po' tutti quanti e abbiamo lasciato la realizzazione grafica a Valentino Villanova. Un fumetto simpaticissimo, infatti potete vedere molto colorato, in cui ci sono questi personaggi che sono i nostri mini amici, che parlano di pallavolo, ma non solo, perché parlano anche dei valori alti dello sport e della solidarietà. E quindi ci è sembrata un'ottima idea per comunicare queste idee ai bambini. Domenica dammi qualche numero, perché Camporese mi ha dato delle cifre impressionanti. Esatto, 5 sedi per un circa 1300 bambini che hanno giocato a mini volley e a palla rilanciata. E poi queste grandi feste vengono ripetute nel corso dell'anno. Ci sarà la festa di Carnevale, in cui distribuiremo appunto il secondo episodio, e la festa di primavera. Poi l'appuntamento conclusivo, quello più di impatto visivo, è la festa in Prato della Valle, che si fa la prima o la seconda domenica di giugno, anche quella molto bella, ci sono 1500 bambini che giocano. Dei belli eventi. Se volete aggiungere un personaggio, Simeonov ha detto che si rende disponibile. Sì. Sì, fate un po' di caricatura. Sarà un maxi mini amici. Gli amici della pallavolo arcobaleno, di là che ho fatto la figuraccia prima che ne avevo presentati, sono degli amici, perché è già il secondo anno che ci vengono a trovare. Esatto, esatto. Presidente, cos'è cambiato l'anno scorso? Ma dall'anno meglio scorso, o peggio? Come andate? Ma ragionevolmente direi meglio. Meglio perché è un'altra stagione. Intanto ai concentramenti di domenica c'erano 50 ragazzini del minivolley della pallavolo arcobaleno, che non è poco, ed è per questo che è importante che prima ci sia il minivolley. C'è una novità per noi, che non ci siamo stancati di fare fusioni e abbiamo cominciato un percorso che può darsi, adesso siamo in fidanzamento, con Volley Project. Vi siete scambiati il cellulare? Sì, esatto, ce lo siamo tirati dietro in alcuni momenti, tanto che discutevamo. No, stiamo cominciando un tentativo di collaborazione. Con Volley Project. Con Volley Project, quindi Murialdina. Questo già ha messo in campo quest'anno 3 squadre, di cui c'è una prima rappresentanza qui, la prima divisione, è frutto proprio della collaborazione con la Murialdina. Poi abbiamo una terza divisione, che è sempre marcata arcobaleno, ma in realtà è fatta dalle due società. E poi c'è l'Under 14, che è marcata Murialdina, ma in realtà è frutto della collaborazione tra le due società. È un tentativo di collaborazione sul territorio che ha un obiettivo ben preciso: cercare di fare le sinergie che ci permettano di poter offrire il meglio alle nostre ragazze e ai genitori che ce le affidano. Queste sinergie sempre benedette anche dal presidente Camporese, no? Sì, indubbiamente Stefano sta tentando in tutti i modi di proporle. È chiaro, è un po' difficile. È difficile perché inevitabilmente nel momento in cui collabori ognuno deve cedere qualcosa, ognuno si sente o conquistatore o conquistato a seconda del contesto. Si tratta di fare uno sforzo. È da dire che Pallavolo Arcobaleno è nata nel 98 con una fusione di 4 parrocchie, e quindi già siamo partiti da una situazione, situazione conosciuta e nota. È un esperimento, per il momento sta andando bene, speriamo che continui. Ecco. Sentiamo Gianni Candeo, che è l'allenatore della prima divisione, per sapere quanto bene sta andando questo esperimento, a livello anche di risultati. Sì, beh, per ora sta andando abbastanza bene, siamo nella zona alta della classifica e stiamo cercando un po' di conoscerci, perché comunque è una squadra molto nuova. Ci sono alcune ragazze appunto che sono rimaste dalla pallavolo arcobaleno, altre che sono arrivate dalla Murialdina, e stiamo cercando appunto di amalgamare le due cose e fare il meglio possibile, insomma. Anche perché per conoscervi ho scoperto prima che avete 4 Giulie. Sì, le simpaticone di là si sono messe in fila, sono tutte quante. Prego la regia, che tutta la parte alla mia destra, le 4 ragazze che sono alla mia destra, sono tutte quante Giulia. Quindi se volete fare una carrellata, esatto. Come fate? Ci sono dei soprannomi, come fate? Sì, ne manca anche una di Giulia. Ecco. E abbiamo passato la prima parte dell'anno a dare dei soprannomi. Le Giulie. Per cercare appunto di distinguere. Ah, ne manca una, quindi sono 5. Ne manca anche una. Manca la Giulietta. Il problema è che ero passato la prima parte dell'anno a dare il esatto, quindi, esatto.
Dimmi, Brazzarola. No, il nostro problema è che la prima parte dell'anno l'hanno passata ad aria soprannovi. Noi speravamo se allenassero. Comunque, adesso i soprannomi ci sono, non è sì, più sì, un problema. Esatto. Quindi, ascolta, ma avete qualche mira anche di passaggio di categoria o come si dice quel che viene viene? Esatto, l'obiettivo è sicuramente quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. E tutto quello che verrà in più sarà sicuramente ben accetto. Perché Brazzarola si preoccupa? Perché prendi il microfono. No, Brazzarola non si preoccupa. Mai. È che secondo me, cioè, sì, non è qualcosa viene in più, lo accettiamo. Qualcosa viene in più, lo cerchiamo. Perché per me sì, si gioca per divertirsi, anche se si vince va bene lo stesso. Insomma. E Gino Bianco cosa dice? Non è niente da dire, Gino Bianco, no, guarda, intanto, il Gino Bianco, guarda, c'era il Gino Negro l'altra volta, che il socio della Pallavolo Padova, che sarebbe stato un bel colpo avere il Gino Bianco e il Gino Negro. Ogni, avremmo... ogni tanto anche il Gino Bianco però diventa un po' grigio. Si arrabbia, metti vicino al microfono. Specialmente però. Quando magari si vede qualche partita che non va per il verso giusto, insomma. E quali sono quelli che ti fanno più arrabbiare? Quando vedo un po' di rilassatezza, non vedo quella grinta, ci si adagia un po' troppo. Invece io vorrei vedere un po' più di grinta in qualche occasione. Un po' più di grinta. Scusatemi se vi faccio una critica. Abbiamo detto che non vogliamo più dire chi si laurea perché abbiamo detto che potrebbe portare male. Quindi noi rispettiamo questa cosa. Brazzarola. Possiamo dire una cosa? Sì. Mi pare Giulia. Si chiami Giulia. Pochissime possibilità di sbagliarci da questo punto di vista. Ascolta, allora, possibile, anzi già in atto, collaborazione con Murialdina. State già guardando anche l'anno prossimo per l'evolversi di questa cosa o è, come dicevi tu, un esperimento e poi a fine anno si tira no. una riga? Noi come società abbiamo sempre ragionato coinvolgendo il più possibile scusate, i genitori, perché crediamo che le ragazze ci vengono affidate e quindi rispetto a questo stiamo vedendo un po' anche i comportamenti che ci sono. È chiaro che nel momento in cui riusciamo ad avere delle atlete nel nostro territorio, perché c'è anche un aspetto importante di territorio, la collaborazione tra Murialdina e noi copre tutto il quartiere 3 est di Padova, quasi tutto, rimane fuori Ponte di Brenta e il Real, quindi anche nei confronti dell'amministrazione diventiamo un interlocutore tutto sommato unico che è in grado di poter fare le cose. Se queste cose vediamo che possono essere fruttevoli, non c'è motivo per non continuare. Certo. È chiaro, è da stabilire un po' le regole del gioco. Noi come Arcobaleno da sempre siamo andati fino alla Serie D, non abbiamo mai avuto né il potere economico né la forza di andare più su. Murialdina sta facendo altre scelte molto più impegnative, c'è una B1 che sta giocando bene, che sta cercando di ottenere anche di buoni risultati, per cui loro stanno già facendo un investimento diverso. Si tratterà di capire, noi sappiamo che abbiamo una nostra ragazza che è a Milano, è al Club Italia, ed è una ragazza dell'Arcobaleno, che è lì. Sarebbe stato più bello che potessimo averla vicina, certo, anche per certo. Andare a aiutarla, a essere vicina, aiutare anche la famiglia in questo percorso. Però è già una gran bella soddisfazione. La nostra Beatrice. Ecco, anche perché si parte Francesca sempre da minivolley. In teoria sì, bisognerebbe partire. Ascolta, dimmi un po', io tanti anni fa quando ero giovane avevo i capelli come quelli di Marco D'Alozzo, aiutavo, collaboravo, avevo insomma un ruolo all'interno del comitato ed ero appunto uno dei responsabili dei minivolley anch'io, quindi ho una grande memoria di queste cose. E mi ricordo che quando si organizzavano queste cose, ai tempi i numeri erano diversi e si giocava in Prato della Valle, ci alzavamo alle 4 della mattina per preparare i campi. Mi racconti qualcosa dell'organizzazione che c'è dietro a questi numeri mostruosi? Eventi giganti. Allora, non ci si alza più alle 4, ma verso le 5 e mezza. Vabbè, questo è già importante. Siamo un bel team affiatato, siamo in 5, ognuno è responsabile di una zona, abbiamo una coordinatrice molto in gamba, poi comunque nella promozione e sviluppo attività giovanile abbiamo anche il professor Paolo Garbin che segue le scuole. Lavoriamo bene, in sincronia, abbiamo degli allenatori, delle società che ci seguono, che apprezzano il lavoro che facciamo. Logico che se tutti quanti danno una mano, il lavoro è più scorrevole, più facile. Se invece qualcuno rema contro, si fa più facile. Guarda, adesso la nostra agenzia sta inquadrando quel logo, quello con quel pallone alato, praticamente. Quello mi dicevi, torniamo su un attimo se ce la facciamo, a vedere proprio il logo. Eccolo lì, allora, grazie. Quel logo lì l'ha realizzato una ragazzina dell'USMA l'anno scorso, perché avevamo indetto un concorso, inventa il logo del mini volley. E questa ragazza, Giulia, tra l'altro, giusto per... E sei? È inflazionatissimo. Esatto, ha ideato questo,
questo logo e noi l'abbiamo semplicemente trasportato ed è il nostro logo mini volley di tutto l'anno e dei prossimi anni, insomma, comunque è molto bello. Molto bello. Il pallone alato, ascolta, e il prossimo appuntamento me lo ricordi quando è? Allora, il prossimo a Carnevale, esatto. Prima avremo il Gioca Volley, un torneo dedicato ai bambini più piccoli, quindi 5, 6, 7 anni. Dopodiché a metà febbraio abbiamo il torneo vero e proprio di Carnevale e lì verrà distribuito appunto il secondo episodio del fumetto, che non parla solo di questi mini amici eccetera eccetera, ma propone in forma grafica divertente anche le regole del gioco, perché spesso i bambini sì, le sanno, però se le vedono lì sulla carta le interiorizzano di più. E gli allenatori, esatto, le sanno? Gli allenatori è bene che ce li abbiano anche loro sotto mano, perché qualche volta si perdono, ma anche per i genitori, sai, perché anche i genitori, sì, meglio hanno educarli bisogno, da subito. Hanno bisogno di dire subito di capire, di capire. 50 bambini avete mandato, mi ha detto, ci ha detto Grigoletto, un numero, Se l'ha detto Grigoletto è sicuramente una verità. Lui li conta, cioè alla mattina li conta uno, comunque, due, comunque nella palestra Salboro c'era anche Gino Bianco come nell'organizzazione, nella collaborazione, quindi lui può dar conto, no? Ho fatto tutti i conteggi. E quindi? I punti. Ah, dei punti? Dei punteggi. Cioè, sei andato a casa la sera che eri distrutto? No, no, non ci sono abituato. Non c'è problema. No, sono belle queste cose, io veramente ho un ricordo personale bellissimo di queste cose. Ce n'erano tanti, erano 163 nella palestra di Salboro. 163, li ha contati? Anche perché abbiamo contato tutti i soldi che abbiamo raccolto e tutto quanto. Che sono andati dove? Alla Città della Speranza. Alla Città della Speranza. E tra l'altro, e domani, e domani, vai, vai Grigoletto. E domani direi che la data, una delle date più importanti, bravo, anche a merito della Pallavolo Padova, tra i vari, perché domani c'è l'inaugurazione della Città della Speranza, che direi che è una delle cose più belle che il movimento volontario di Padova potesse fare. Adesso speriamo che poi questa struttura si realizzi e anche per chi fa altre iniziative comincino ad esserci un po' di disponibilità di fondi, perché in questo momento si stanno convogliando tutte sulla Città della Speranza e altre iniziative hanno un po' di difficoltà a trovare un po' di respiro. È un obiettivo importantissimo ed è meraviglioso che domani 16 di dicembre, si realizzi. Tra l'altro Sandro sarà presente tutta la squadra, se non sbaglio. Tutta la squadra, sì, sì. Tra l'altro, dove abbiamo fatto il calendario? Ecco, infatti, calendario. Se vuoi dire due parole, magari la prossima puntata lo porto così faccio vedere, perché è stato molto simpatico. È stato realizzato con i giocatori che, diciamo, vestiti da carpentieri. Vestiti da carpentieri. Sì, Simeone, sì. Cosa faceva? Non me lo ricordo, lì così. Avete visto Tiberti, che da buon regista era un po' il capo del geometra. È laureato lui. È laureato. Non parlare di laurea, che non si può parlare qui dentro. Sai, perché c'è una Giulia che si laurea, ma non si può dire qual è. No, bella, bella iniziativa però, Sandro. Indubbiamente, indubbiamente. E dall'Ozzo cosa avete fatto fare sul calendario? Niente? Niente. Ha fatto, no, le foto lui? No, sono di solo i giocatori. Era un bel vedere, insomma. No. L'abbiamo lasciato per. Ho fatto riscaldamento. su e giù. Ascolta, io ho visto però, l'avete fatto qualche giorno fa quel calendario? No. Quando c'è stata la sosta del campionato. Ah, perché eravate in manichette corte, non era caldissimo, credo. Però erano abituati alle temperature. Si erano allenati anche a quello in quel periodo. No, guarda, è stato massimo verso i primi di novembre. Di novembre. Non proprio piena estate, no, ma erano quelle giornate che faceva bel tempo, che era quel clima un po' anomalo per il mese di novembre. Però bella iniziativa questo calendario con le foto di Alessandra Lazzarotto, la vogliamo ricordare, sì, perché sì. Ecco, anche questi poster che vedete qui, quelli che riguardano la figlia Padova, sono tutti firmati da Alessandra, la vogliamo ringraziare e ricordare, perché e poi tutte le foto che fa durante tutto il periodo, viene anche in trasferta, sono quelle di Ravenna, che sono veramente, riesce a prendere dei momenti veramente, sono tutte poi visibili nel sito www.pallavolopadova.it, quindi tutti possono chiaramente consultare queste eccola qua, questa è bella, che bel palleggio di Gonzales. Secondo me la stava dando Simeonov lì, Sandro. No, è davanti. No, palleggio davanti. Ma volevo essere attento. No, poteva essere in zona 4. Simeon in zona 4. No, in zona 4. Perché gliela dà in zona 4? Perché l'opposto, e poi chiudiamo, fa più fatica a schiacciare in zona 4? Perché da zona 4? Perché schiaccia pochi palloni in senso assoluto? Cioè, perché si trova solo... Tu sei uno dei pochi, secondo me, che da zona 4 te la cavi... Perché si trova... Prima si allena pochissimo in zona 4, anche a muro, perché... è solo una posizione su 6 che sta lì, certo. E di solito gli danno solo la palla alta, quindi deve andare lì e menare in mezzo al campo da qualche parte. Non è che ci mette della grossa tecnica come fanno i posti 4 puri, quindi è una cosa, diciamo che è da piccoli che non gli allenano. Io ho sempre detto, io ammiro
per me gli allenatori del settore giovanile devono essere i più bravi del mondo, perché è loro che mettono le basi per quello che si fa dopo, che poi Montagnani trova quello che gli hanno preparato prima. Lui ci deve mettere molta più fatica per insegnare una cosa che è già acquisita da giovani. Assolutamente, quindi bisogna partire proprio dalla base del settore giovanile, da queste collaborazioni. Assolutamente, che servono. Sono sinergiche a far crescere appunto i grandi atleti. E poi alla fine bisogna dare un po' di giocatori a queste squadre, bisogna un serbatoio che si autoalimenta. Se non partiamo dal mini volley non arriviamo a Vincenza. Francesca, l'abbiamo inviata qua a poco. Difatti, comunque bisogna dire che province come quella di Padova ce ne sono poche in Italia. Bisogna dare atto veramente al comitato provinciale di come sta lavorando, di quello che sta portando avanti, è il mio omonimo, perché veramente Padova è una delle poche... Ma poi delle queste iniziative, città, questi personaggi, il libretto, cioè ci sono anche tutta una serie di iniziative veramente particolari che sono... Guarda, per inciso ha avuto un grosso successo quel famoso anche cartone animato di Lucchi, che andava in onda su Rai 2 alla mattina della pallavolo, per cui ben vengano queste cose. I miei amici del minivolley. Bene. Una delle Giulie... Una delle Giulie che non si dice, fa il servizio campo ogni domenica per fare le foto anche lei. Ah, una delle nostre Giulie lì dietro, è lì con la macchina fotografica, è lì che gira e fa gran belle foto. Bene, allora una delle Giulie, se vorrà portarcene qualcuna, gliela faremo vedere. Bene, grazie alla Pallavolo Grobaleno, fatevi un applauso ragazzi, grazie, bocca al lupo. Anche a chi, e non sappiamo chi è, domani mattina magari si troverà con qualcosa nella testa, con un bel dottore, poi non andiamo chiaramente oltre. Grazie a Grigoletto Brazzarola, Igino Bianco e Gianni Candeo, l'allenatore della prima divisione. Grazie a Belce della Simeono, in bocca al lupo, grazie, un applauso alla Simeono. Grazie a Sandro Caporese, mi raccomando, la trasferta di Natale, perché magari non ci vediamo prima, almeno in trasmissione, però mi raccomando, le 7 ore di pullman verso Latina, i giochi, io tifo per la tombola. Bene, grazie Sandro. Io per gli scacchi. Tu per gli scacchi. Grazie Marco Dall'Ozzo anche per la simpatia. E tu a cosa giochi in quella trasferta? Hai già le idee chiare? Mi adeguo. Lo staff decide. Lo staff decide tu. Grazie Francesca, sei stata davvero gentile. Complimenti per le iniziative del mini volley. Davvero preziose per i numeri che questo comitato provinciale fa. Noi ci fermiamo qui, io ricordo l'appuntamento domenica ore 18, Palla Fabris, arriva la Lube Macerata, è davvero una partita da non perdere. Noi come sempre ci vediamo giovedì prossimo alle 22:30. Buonanotte.